Ok, ragazzi, in molti mi avete chiesto di parlarvi ancora del caso di Casal Palocco, ovvero dei 5 youtuber ventenni che hanno preso in affitto a noleggio una Lamborghini Urus al fine di affrontare la challenge 50 ore su una Lamborghini Urus. E come tutti sappiamo, questa challenge è finita in tragedia perché la Lamborghini. Ha urtato violentemente una Smart e uno dei due bambini che erano a bordo è rimasto ucciso, mentre l'altro bambino e la madre, che era la conducente della Smart, sono rimasti più o meno feriti. Ora, diversi iscritti mi hanno chiesto di commentare l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari nei confronti di Matteo Di Pietro, il giovane youtuber che si trovava proprio alla guida della Lamborghini. E quando ricevi una richiesta così, che cosa potrà mai andare storto? Il primo problema è trovare delle fonti affidabili. Trascorso qualche giorno dall'ordinanza, vari stralci di quest'ultima sono stati pubblicati dai mass media e quindi facendo un pochino di lavoro di collage, prendendo un pezzetto da una parte e un pezzetto dall'altra, possiamo ricostruire l'atto del giudice. Sostanzialmente, in base agli elementi disponibili, il giudice per le indagini preliminari è convinto che Matteo di Pietro stesse guidando la Lamborghini a una velocità spropositata. Pari a circa 124 km/h poco prima dell'impatto con la smart. Il giudice ritiene altresì che il ragazzo, in realtà un ventenne perché oggettivamente è maggiorenne, abbia una personalità trasgressiva in quanto risultato positivo ai cannabinoidi. Per inciso, non c'è la prova provata che al momento del sinistro fosse sotto l'effetto di sostanze psicotrope e questo dovrebbe aiutarlo abbastanza durante il processo, ma è sicuro che c'erano tracce di queste sostanze psicotiche nei campioni utilizzati per verificare se facesse uso di queste sostanze sì oppure no. Ne consegue, secondo il giudice, che se una persona fa uso di queste cose qui abbia una personalità relativamente trasgressiva. Il giudice parte poi dal presupposto che Matteo di Pietro è il leader del gruppo, ma letteralmente e anche professionalmente, perché questi cinque youtuber hanno una società che si chiama The Borderline SRL. Sì, The Borderline, come il disturbo psichiatrico. Il che, detto fra parentesi, non è che proprio proprio depone spudoratamente a tuo favore durante un'indagine di questo tipo. Ecco. E oltre al nome, purtroppo per Matteo c'è anche la sostanza. I video di The Borderline sono per l'appunto un pochino estremi. Tra l'altro, questa non era neanche la prima challenge della serie 50 ore in un'auto. E così il jeep è partito dal presupposto che Matteo arriva a fine mese facendo queste cose qua, che sono intrinsecamente pericolose. A queste premesse, che costituiscono per lo più dei dati di fatto, si aggiunge un'ulteriore circostanza negativa. Il gruppo stava ovviamente riprendendo quanto accadeva per documentare la challenge da pubblicare su YouTube. Aveva a disposizione diverse telecamerine. Certamente una GoPro, certamente i telefonini. Tuttavia, quando è arrivato il momento di sequestrare la macchina e recuperare il materiale, le fonti di prova, le riprese all'interno della macchina, insieme alle securi digital che le contenevano, erano scomparse. I ragazzi, a quanto risulta, non le hanno consegnate agli investigatori o non sono stati in grado di consegnarle. A questo punto il giudice per le indagini preliminari ha fatto 2 più 2 e ha emesso una gran bella slash brutta ordinanza per mettere Matteo di Pietro agli arresti domiciliari. Ovviamente senza possibilità di comunicare con l'esterno. Questa ordinanza, chiamata altresì misura cautelare, può essere emessa soltanto quando sussiste almeno una di queste tre condizioni. La prima condizione è il rischio di fuga. A prescindere dal caso specifico, magari sei un miliardario, magari hai rapporti stretti con qualcuno che sta a Dubai o in America Latina e quindi potresti essere spinto a fuggire per raggiungere per l'appunto il tuo contatto ed eludere così la giusta punizione che la giustizia italiana verosimilmente fra 15.000 anni ti comminerà. Più o meno naturalmente non è questo il caso. Matteo non sembra avere grandi contatti all'estero e non sembra essersi organizzato per fuggire all'estero. Quindi il GIP ha ritenuto che questa condizione non fosse sussistente. La seconda condizione è il possibile inquinamento delle prove. E qui il giudice per le indagini preliminari, diciamocelo, si è leggerissimamente sbizzarrito. Partendo dal presupposto per l'appunto che Matteo è il leader del gruppo e che le registrazioni delle telecamere sono scomparse, ha pensato bene che Matteo potesse condizionare gli altri membri del gruppo per fare o dire oppure non dire determinate cose. Per evitare il rischio che gli altri membri del gruppo possano essere influenzati rispetto a quanto sta accadendo, il GIP ritiene opportuno che Matteo abbia una limitazione di libertà e che nella fattispecie debba stare agli arresti domiciliari senza possibilità di comunicare all'esterno. Esiste poi una terza circostanza da verificare, il rischio di reiterazione del reato. E anche qui il GIP si è sbizzarrito. Ha detto, Matteo vive facendo lo youtuber, fa lo youtuber pericolosamente, perché non è la sua prima challenge del tipo 50 ore in auto. È abituato a fare così. Comanda, ogni tanto assume sostanze che non dovrebbe assumere, quindi ha un carattere trasgressivo, mi sa che se lo lascio libero potrebbe combinare qualche altra bitback. E quindi ha scritto nero su bianco, è meglio tenerlo ai domiciliari per limitare anche il rischio che possa reiterare il reato. E che ci crediate o no, quando ho letto questa frase ho sentito quello sgradevole rumore di unghie che graffiano la lavagna. Naturalmente chi ha digiuno di giurisprudenza riterrà perfettamente corretta questa ordinanza, ineccepibile sotto tutti i punti, ma un avvocato professionista o comunque un giurista un pochino il naso se lo troverebbe storto o comunque lo storcerebbe. L'omicidio stradale è infatti un reato colposo. Si verifica perché non sei prudente oppure ancora perché non sei all'altezza di una situazione, ma non è una tua condotta volontaria, è per l'appunto un incidente, un qualcosa che capita per responsabilità tua, diretta o indiretta, ma non perché lo vuoi. Fa quindi molto strano per un avvocato o una persona che studia giurisprudenza o scienze del diritto, come la chiamano oggi, sentire una motivazione del genere. Francamente è la prima volta che la sento applicata a un omicidio strano. E se ci pensate, anche la difesa aveva preparato in questo lasso di tempo qualche freccia nel suo arco per evitare che si verificasse ciò che si è verificato. Per esempio, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto rilevante l'esistenza del canale YouTube dei Borderline. I Borderline hanno pensato bene di chiudere il canale senza se e senza ma qualche giorno dopo l'incidente. Quindi, tecnicamente, attualmente Matteo Di Pietro è semplicemente il capo di se stesso. Senza il canale, i ragazzi non hanno entrate. Senza entrate, è inutile stare a discutere sui ruoli di ogni singola persona e di ogni singolo partecipante alla società The Borderline. Di Pietro e sì, il CEO, l'amministratore, ma è altrettanto vero che The Borderline non produrrà più un centesimo di utile. E quindi anche la sua influenza sui suoi compagni d'avventura dovrebbe uscirne gravemente minata o comunque dovrebbe essere stata eliminata, proprio perché questi youtuber non hanno più alcun rapporto economico che li lega fra loro. Similmente l'indagato si dice pentito e dice di aver compreso il suo errore tanto più che il suo difensore sta valutando l'opportunità o meno di scrivere addirittura una lettera di scuse alla famiglia della piccola vittima. Sì, è più forte di me. Quando succedono queste cose c'è un'ipocrisia di fondo che mal tollero. Io sono tendenzialmente giapponese, eh, nel senso che in Giappone hai il concetto di responsabilità. Il chiedere scusa può far parte dell'assunzione di responsabilità. Ma il problema è che oltre a parlare o a scrivere dovresti poi riuscire a rimediare con i fatti. Ma come puoi riuscire a rimediare quando c'è un bambino che perde la vita? Non puoi, ti servirebbe la macchina del tempo e la macchina del tempo non esiste, ma il concetto di fondo è che in certe situazioni puoi solo prevenire il rischio. E sostanzialmente rispettare i limiti di velocità, anche se sei a bordo di un SUV marchiato Lamborghini, non è male come principio. Ecco, sarebbe bastato davvero poco, questo intendo dire. E vedere che un bambino è deceduto in questo modo assolutamente senza senso, fa male, anche a me, che seguo questa vicenda da molto lontano e anche con un occhietto professionale. Quindi, lasciando da parte questa polemica e tornando a quello che conta, il giudice per le indagini preliminari ha motivato la sua ordinanza facendo leva su questi due fattori, rischio di riterazione del reato e pericolo di inquinamento delle prove. La difesa naturalmente, come ho già evidenziato, qualche carta da giocare, ce l'ha, magari potrebbe fare ricorso al Tribunale della Libertà, cosiddetto Tribunale della Libertà, per vedere annullata questa misura oppure ancora potrebbe evitare di fare ricorso e baciare il terreno dove è passato il jeep e a questo punto qualcuno dirà ma avvocato sei completamente impazzito beh sì baciare il terreno dove è passato il jeep effettivamente sarebbe un filo esagerato ma diciamo che non tutte le ordinanze e tutte le misure cautelari vengono per nuocere al momento attuale infatti nessuno è in grado di dire come ne uscirà l'indagato. Ma nel caso in cui dovesse beccarsi una tramvata sui denti in sede giudiziale, sappiate che ogni giorno trascorso ai domiciliari è un giorno in meno che si trascorre in carcere. Lo scopo della difesa in diretto potrebbe essere anche quello di abbassare il rischio che il ragazzo, cioè l'indagato, venga presto o tardi a contatto con l'ambiente carcerario. In teoria, salvo casi particolari, al di sotto delle condanne sui due anni c'è la sospensione della pena, la non menzione. Fino ai tre anni c'è l'affidamento ai servizi sociali. Quindi tu da difensore puoi provare a fare in modo che la pena da espiare residua sia inferiore ai tre anni e ottenere così per esempio l'affidamento ai servizi sociali, evitando il contatto con la realtà carceraria al tuo assistito. Questa, ripeto, è una strategia di minimizzazione del danno. Ed ecco spiegato perché non tutti gli avvocati sgomitano per fare ricorso quando gli assistiti vengono messi ai domiciliari. Naturalmente, normalmente, non è l'avvocato che si sveglia la mattina e decide come deve gestire la pratica o meglio la procedura del suo cliente. Si va dall'assistito e si discute sull'opportunità o meno di fare ricorso. Naturalmente, nessuno di noi può sapere come si concluderà questo caso. Però un paio di cose possiamo dirle. In primo luogo, viene gestito in maniera davvero professionale, perché i ragazzi, in particolar modo l'indagato, hanno posto in essere tutti i passi necessari per minimizzare i rischi. Lo so, è un discorso brutto, ma gli esperti ragionano in questi termini. E io come divulgatore dilettante nel mio piccolo cerco di far comprendere cos'è una strategia difensiva. E la seconda cosa che mi piace un poco meno è il fatto che alcune fonti di stampa cercano o lasciano intendere che la madre del bambino poi deceduto abbia compiuto qualche genere di imprudenza. In realtà non ci sono elementi in questo senso. Pare che l'automobile, la Smart si stesse immettendo nella corsia dove stava sopraggiungendo la Lamborghini con relativa segnalazione. Poi è vero che c'è stato l'urto, ma è altrettanto vero che normalmente non ti aspetti che ti arrivi un'automobile a una velocità così elevata. Insomma, sei in un'area a 30, ti puoi aspettare che l'altra auto ti arrivi a 40 km/h, 50, 60 ma non certamente a 90, 100 o 124 come ha affermato il perito. La differenza di tempo a disposizione per compiere una manovra è enorme. A 30 km/h hai 4 volte il tempo che ti viene lasciato da un veicolo che ti arriva invece sparato a 124 km/h. E in secondo luogo faccio notare che è normale non rilevare segni di frenata in questo sinistro. Detto fra parentesi, i segni che sono stati rilevati non sono di frenata ma di scarrocciamento, cioè gli pneumatici di un veicolo sono stati trascinati, hanno scarrocciato. I segni di frenata non li puoi trovare in questo caso perché la Lamborghini Urus molto banalmente frena senza lasciarli. Come tutte le auto moderne, infatti, ha un sistema che impedisce alle ruote di bloccarsi al 100%. Le ruote della Lamborghini Urus tendono a girare molto meno ovviamente rispetto al normale anche mentre stai frenando. In questo modo non perdi aderenza con l'asfalto e la frenata viene ottimizzata anche se non ti lascia chili e chili di gomma sull'asfalto. Infine, ultimo punto, lo so che alcune testate hanno parlato di super testimoni eccetera eccetera. So che sono uscite le testimonianze dell'autista di un pullman e di alcuni passanti, oltre che naturalmente dei ragazzi che costituivano l'equipaggio della Urus, ma questo procedimento difficilmente si giocherà sulle testimonianze, si giocherà su dati oggettivi, quali per l'appunto le tracce GPS della Lamborghini, la dinamica del sinistro, cioè i rilevamenti ergonomici, l'analisi ergonomica del sinistro, e l'analisi per l'appunto sui rottami delle due auto. A definire rottami una Urus è improprio, però comunque su quanto è rimasto delle auto dopo il simile. Ora, personalmente credo che il GPS sia sufficientemente affidabile, ma anche se non lo fosse, puoi effettuare tutte le verifiche del caso vedendo come si sono deformate le lamiere delle automobili. Quello è un ottimo indice per calcolare la forza dell'impatto e in maniera indiretta anche la velocità dei mezzi. Alcuni iscritti infine mi hanno domandato: ma avvocato, non c'è anche responsabilità di chi ha dato una Lamborghini Urus in mano a un ventenne? No, in teoria no. Un ragazzo neopatentato può tranquillamente e sportivamente prendere a noleggio una Lamborghini di questo tipo. Ma in teoria non può superare il limite dei 90 km/h. La società di noleggio, o meglio il proprietario del mezzo, in questo specifico caso non ha alcuna responsabilità particolare. Naturalmente c'è stato un sinistro, naturalmente sarà coinvolta la sua assicurazione, ma siamo in tutt'altro anno. Sperando quindi che questo aggiornamento risulti gradito, vi porgo i miei migliori saluti. Ci vediamo fra poco. Ricordatevi comunque, se avete qualcosa di interessante da comunicare o anche solo volete lasciare un salutino, di scrivere qualcosa qui sotto. Nei limiti del possibile cercherò di rispondere a tutti. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto. Ah, e naturalmente, se apprezzate questi video, ricordatevi di diventare Patreon o in alternativa almeno mettete like. Basta un secondo. Dopodiché, se siete affezionati a questi contenuti, condivideteli con altre persone che hanno i vostri stessi interessi, che così come community cresceremo e torneremo a essere grandi. Iscrivetevi naturalmente anche al canale e attivate la campanella. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.